Oggi Cartoon Joe vi regalerà un nuovo punto di vista. I cartoni animati ci hanno sempre regalato un grandissimo insegnamento, che è quello di essere unici, di essere fieri di quello che si è, di rimanere se stessi sempre e comunque, di imparare ad apprezzare i propri pregi ma anche i propri difetti. Un insegnamento del quale onestamente abbiamo le scatole piene e io me ne sono accorta soprattutto in quest'ultimo periodo. Un cartone in particolare che vi elencherò oggi mi ha fatto ragionare molto sull'importanza invece, in alcuni casi, di crescere e di cambiare. Di reinventarsi. Vi suonerà familiare come insegnamento, ce l'hanno ripetuto tipo un centinaio di volte in questo periodo orrendo. Oggi appunto vi porto 12 film d'animazione che insegnano l'importanza della crescita e del cambiamento, grande o piccolo che sia. Il primo lungometraggio che vi porto, attenzione, è un lungometraggio che vi ho demonizzato un sacco di volte, che ho visto una volta, che ho voluto rivedere questo mese e che onestamente mi ha fatto ricredere sotto questo punto di vista, sotto tanti altri no, per l'insegnamento che dà, mi ha fatto ragionare su questa cosa e da questo cartone nasce questo video, questo elenco e questo insegnamento. Il cartone in questione è Frozen 2, il seguito ovviamente di Frozen 1. Cosa c'è di differente rispetto a Frozen 1? In Frozen 1 la cosa importante era rimanere se stessi. Abbiamo la storia di Elsa che rifiuta se stessa, rifiuta i propri doni e quindi tenta di cambiare, non ci riesce, per alla fine rimane se stessa. Il secondo film invece regala l'insegnamento praticamente opposto, in quanto ogni situazione e ogni personaggio intraprendono il percorso tortuoso per cambiare se stessi, una piccola parte o semplicemente la visione che hanno di se stessi. Elsa accetta se stessa, ma nell'accettare se stessa è pronta a cambiare radicalmente la propria vita. Anna accetta il fatto di doversi separare dalla sorella e da alcuni dei suoi amici per poter crescere e intraprendere la strada della sovranità, ecco. Christophe cambia perché anziché tenersi tutto dentro, alla fine esterna i propri sentimenti. Olaf impara che il cambiamento, in realtà Olaf è un po' tipo il fil rouge di questo insegnamento, perché ce lo dice dai primi 5 minuti del film, impara che oltre che le stagioni cambiano, anche le situazioni in generale cambiano. Quindi diciamo che Frozen 2 prima di tutto, soprattutto per i bambini piccoli che stanno crescendo appunto con questi cartoni nuovi, è assolutamente importante per questo insegnamento. Andiamo molto più indietro nel tempo, verso uno dei primi lungometraggi della casa d'animazione Disney, ovvero Pinocchio. Quale storia meglio di Pinocchio per insegnare l'importanza della crescita, della maturazione e del cambiamento? Pinocchio è un burattino, noi lo vediamo nascere come un burattino scapestrato, indisciplinato, che non sa quali siano le regole della vita in sostanza e non gliene può fregare di meno. Pinocchio incontra diversi personaggi che lo esortano a cambiare, in meglio o in peggio che sia. Alla fine lui imparerà a crescere secondo la propria coscienza, inseguendo le regole del giusto vivere e inseguendo soprattutto i propri affetti, il che farà di lui un vero e proprio bambino. Un cartone un po' di nicchia, ma che io personalmente adoravo, ma soprattutto che mi faceva piangere tantissimo, è stato Red e Toby. Qua si tratta di un cambiamento differente che riguarda in particolare Toby, quindi il cagnolino per intenderci, per chi non conosce bene il cartone. Il cambiamento in quanto tale riguarda l'amicizia tra Red e Toby, amicizia che è centrale, tema centrale in questo lungometraggio. L'amicizia cambia perché da bambini sono amici indipendentemente da quello che può essere la differenza sostanziale della propria natura che li mette a confronto in quanto nemici. Il cambiamento che avviene in Toby in particolare è il capire qual è il proprio posto nel mondo, quindi cosa il resto del mondo si aspetta che facciamo, ecco. Indipendentemente da questo l'amicizia bene o male prosegue, ma prosegue in maniera estremamente tortuosa in quanto ognuno dei due personaggi è costretto, diciamo, a inseguire la propria natura, a rimanere se stesso appunto. Cos'è che cambia? Cambia proprio la modalità in cui due amici si conoscono, una situazione che noi rivediamo nella nostra realtà costantemente. Un grande cambiamento e insegna una grande morale per tutte quelle persone che credono nelle relazioni eterne, perché non sono eterne in quanto
tali, quindi che nascono in un certo modo e finiscono nello stesso modo, ma continuano a cambiare. E questo è il vantaggio e il segreto di una relazione duratura. Un cartone che non posso non nominarvi per quanto riguarda il cambiamento è La Bella e la Bestia, nel quale appunto il cambiamento non è solo un fattore estetico, ma soprattutto un fattore interiore. Il personaggio della bestia, alias il principe Adam, è palese, è completamente palese perché oltre al fatto che nasce principe, cambia in bestia e poi ritorna principe, c'è anche la questione che lui può ritornare principe solo perché cambia qualcosa all'interno di se stesso. Quindi anziché rimanere testardamente se stesso nel proprio egoismo, lui intraprende la strada dell'altruismo, quindi cambia una parte di sé imprescindibile in favore di un cambiamento che migliorerà tutta la sua vita e che gli permetterà di conoscere Belle tutti i sensi possibili. Una grande storia di cambiamento che so vi ha fatto ridere tanto quanto ha fatto ridere me è Le Follie dell'Imperatore. Qui è il protagonista che ci insegna questa grande morale, perché il protagonista, al pari del principe Adam, tra l'altro qua abbiamo un parallelismo molto carino, è egoista, egocentrico, insomma tutto ciò che è ego è Cusco. Il percorso che farà, che gli permetterà di conoscere nuovi amici, di farsi degli amici, perché comunque ricordiamoci che all'inizio del film è completamente solo, gli permetterà di capire che la ricchezza di persone importanti intorno a sé e di sentimenti è molto maggiore rispetto alla ricchezza in senso stretto, quindi a livello economico, ed è sempre meglio essere amati che temuti. Un'altra grande storia di cambiamento è Coda, fratello orso. Coda, fratello orso è un cartone che io adoro tantissimo, mi piace tantissimo la colonna sonora, mi piace tantissimo i personaggi in generale. Il grande cambiamento che avviene è anche qui il cambiamento del protagonista, anch'esso super egoista, anch'esso molto infantile, che pensa solo a se stesso, ma a Kubi, nel senso che comunque ha una famiglia a cui è affezionato. Il cambiamento è come guardare le cose, quindi imparare a mettersi sotto un altro punto di vista, quindi non guardare solamente la propria strada e il proprio punto di vista, ma mettersi nei panni di un altro. Questo è il grandissimo insegnamento che ci regala qua da Fratello Orso. Nai lo farà grazie a una completa trasformazione che rende palese agli occhi di un bambino la morale del cambiamento che insegna questo lungometraggio. Un altro lungometraggio più o meno nuovo, nel senso che io l'ho visto che ero già grandina, ma per i bambini di adesso sarà un cartone vecchio, che insegna il grande cambiamento della vita, è La principessa e il ranocchio. Qui abbiamo non solo un cambiamento della prospettiva di vita da parte sia di Tiana che di Naveen, quindi i due protagonisti del nostro Insta Love, abbiamo un cambiamento anche fisico, quindi come per Coda Fratello Orso, il bambino vedendo questo cartone vede un palese cambiamento a livello estetico dei due protagonisti, da esseri umani a ranocchi. E tutta la storia andrà inseguendo l'ennesimo cambiamento che li farà ritornare alla natura di prima. La cosa interessante è che i due protagonisti non torneranno mai come prima, perché dentro di loro, durante questo percorso, durante questa avventura, cambierà qualcosa. E la cosa che cambierà sarà la prospettiva di vita. Quindi, mentre Naveen aveva una prospettiva di vita nella ricchezza, negli agi, nell'ozio, imparerà l'importanza del lavoro, di tirarsi sulle maniche, di inseguire un obiettivo e un sogno fino a che non si realizza. Al contrario, Tiana, che ha questa filosofia di vita che vi ho appena spiegato, fin dal principio, insegnatale dal padre, imparerà a lasciarsi andare, quindi a non reprimere i sentimenti per il proprio obiettivo, a non inseguire costantemente, sempre a qualunque costo, il proprio sogno, ma ogni tanto di rilassarsi. Quindi il cambiamento in questione riguarda proprio una prospettiva di vita che porterà i due protagonisti a capire di essere anime gemelle, in quanto l'uno insegnerà qualcosa all'altro che gli permetterà di cambiare in meglio. Passiamo alla Pixar. Nella Pixar non posso che nominarvi la saga di Toy Story. È un costante cambiamento, infatti in ogni cartone, in ogni lungometraggio dei quattro
che completano questa saga, abbiamo il tema del cambiamento in un modo o nell'altro. Ve li riassumerò in breve perché ho fatto un intero video sulla saga di Toy Story che vi lascio qua sopra se volete saperne di più. Nel primo film abbiamo un grande cambiamento da parte di Woody, da che era da solo sul podio, diciamo, dei giocattoli di Andy, fa spazio a un altro giocattolo, quindi comprende l'importanza della condivisione e cambia il suo punto di vista. Protagonista del cambiamento invece del secondo film è sicuramente Jessie, che ha paura di essere abbandonata, che è legata completamente al suo trauma passato nel quale è stata abbandonata dalla sua padroncina. Impara che tutto può cambiare, appunto, che non sono tutte analoghe le situazioni, che le persone non sono tutte uguali. Come si dice, non solo perché una rosa ti appunto devi odiare tutte le altre rose. Nel terzo film il grande cambiamento tra virgolette è palese, perché si palesa soprattutto nella fine del film, dove c'è Andy che finalmente si libera di tutti i suoi giocattoli in favore della crescita di una nuova bimba, e questo comporta dentro Andy un grande cambiamento, una grande crescita, in quanto è cresciuto, quindi deve liberarsi per forza di qualcosa. E nell'ultimo film il grande cambiamento è proprio un aprire la possibilità di cambiare completamente vita, e si parla di seconde possibilità, ma anche di, appunto, nuova vita, quindi un cambiamento radicale che però ti permette di vivere una nuova vita. Un altro cartone Pixar che sicuramente parla di cambiamento, ma soprattutto di crescita, è Inside Out. In Inside Out noi vediamo la crescita, nel senso stretto della parola, di una bambina che aveva dei valori, che aveva dei sentimenti inizialmente, che piano piano impara a svilupparli, creandone di nuovi e di più complessi, che è semplicemente la base scientifica del passaggio dall'età infantile all'età adolescenziale. E questo è un grande insegnamento sia a livello scientifico, appunto, che anche a livello morale, quindi insegna ai bambini che prima o poi dovranno complicarsi l'esistenza. Adesso che ci penso, non è un grande insegnamento, sarebbe molto semplice, molto più semplice se fossimo tutti bambini per sempre, ma non è così, ed è giusto che i bambini si interfaccino con questo lato della vita un po' più complicato. Passiamo alla DreamWorks e abbiamo un grande film sul cambiamento, che è Shrek 2. La cosa che tormenta i due protagonisti è il cambiamento, appunto, quindi viene ricordato nel primo film che un grande cambiamento ha permesso ai due di stare insieme. Nel secondo film diciamo che c'è un ritorno a questo tema, però appunto in maniera estetica. Qua il tema del cambiamento viene visto in maniera un po' superficiale, secondo me, perché il cambiamento viene reso una cosa in più ed inutile rispetto all'essere se stessi ed essere felici per come si è. L'ho inserito perché palesemente ci sono un sacco di cambiamenti in questo film. C'è il re che cambia per amore, c'è Shrek stesso che cambia per amore, Fiona che è infelice del cambiamento, del nuovo cambiamento che ha subito, Ciuchino anche che cambia aspetto, insomma tutto ruota intorno al cambiamento estetico, e che in realtà si scopre essere molto meno importante rispetto al cambiamento interiore. C'è questa morale come negli altri film, ma in maniera molto più superficiale. Abbiamo poi i Croods. I Croods, sapete dal video che ho fatto sui cartoni DreamWorks, che è un film DreamWorks che io ho rivalutato tantissimo e che mi era piaciuto tanto la prima volta quanto nella seconda visione. Parla di questa famiglia di uomini primitivi che ha paura di qualunque cosa, giustamente, perché comunque all'epoca probabilmente il pericolo era veramente dietro l'angolo, e quindi vivono chiusi dentro una caverna. L'importanza del cambiamento qui è di andare oltre, quindi non farsi frenare dalla paura e rischiare per poter progredire. Quindi c'è un grande cambiamento alla base sia dell'evoluzione dell'uomo sia dell'evoluzione, tra virgolette, di una famiglia. Quindi il capofamiglia in particolare, che si fa protagonista di questo insegnamento, portato al cambiamento in favore del benessere della propria famiglia. Quindi lui, anche se in ritardo rispetto ad altri componenti, si fa carico di questo cambiamento, rischiando e però portando appunto la propria famiglia su un altro livello, un livello di benessere maggiore. L'ultimo cartone di cui vi voglio parlare è un cartone che io amo profondamente, non credo solo io, e che, ragionandoci bene, ho percepito insegna il cambiamento dall'inizio alla fine.
ed è La città incantata. La città incantata di Hayao Miyazaki è un cartone che, se analizzato, insegna il cambiamento in tutte le sue forme. Primo tra tutti, il mondo della città incantata è in costante cambiamento, a partire dal mare che continua ad alzarsi e abbassarsi, a partire dai personaggi che compongono il mondo, che sono in continuo viaggio e in continuo cambiamento. Abbiamo il dio del fiume che continua a cambiare, abbiamo personaggi che si trasformano e che mutano forma, abbiamo Chihiro che è la nostra protagonista e che impara la crescita, impara anche lei a non vedere solo il proprio punto di vista ma mettersi nei panni degli altri e ragionare sulle cose al fine di crescere interiormente. Ragazzi, è un cartone bellissimo, assolutamente, un giorno ve ne parlerò insieme ad altri dello studio Ghibli. E questo è quanto, questo era il mio elenco di cartoni sul cambiamento. Siete d'accordo con quello che ho detto? Ne avete altri da aggiungere? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto e se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Infine, se vi piace quello che faccio su questa piattaforma, supportatemi iscrivendovi al canale e cliccando sulla campanella. Noi ci vediamo domani con l'ultimo video di gennaio, che è appunto, come vi avevo anticipato, il wrap up delle serie TV e dei film che ho visto questo mese. Invece il prossimo Cartoon Joe sarà il 20 di febbraio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!